Ciao raga da Nicke, bentornati su BMNG. Allora, dopo aver risolto il problema dell'audio, adesso facciamo qualche altro crash test, così per farvi un po' vedere meglio il gioco. Quindi scegliamo questa mappa qui che è più adatta ai crash test. Ok, cambiamo il veicolo, prendiamo un veicolo più, diciamo, uno di quei veicoli che insomma si vede sempre più spesso nei crash test, una limousine normale. Questa è adatta, insomma, per i crash test. Vediamo un po' che cosa possiamo provare. Allora, andiamo subito, subito. Di lì ci andiamo tra poco pure. Proviamo questo qui di crash test. Benissimo, ci siamo, via! Porca! Abbiamo perso una ruota. Oh, ma ancora cammina! Oh, seri danni alla vettura. Ancora riesce a camminare, diciamo che bene o male. Si è rotto giusto una delle marmitte, ma ancora possiamo forse fare qualche cosa. Vediamo se riusciamo a scassarlo un po' di più. Insomma, c'è troppo sbilanciamento da una parte. Magari riesco un pochino. Ne è una cazzata totale ho fatto, niente, troppa poca velocità. Ok, fa niente. Allora, proviamo un altro adesso dei crash test. Andiamo a provare questo qui. Wow! Beh, ancora è abbastanza, beh, abbastanza scassata, cazzo. Però, a parte qualche rumorino sospetto, a parte quello ancora, vediamo, forse riusciamo anche a darci una seconda passata, insomma. Ok, oh, cazzo, il paraurti che rompe i coglioni. Togliti. Cazzo, la velocità è scarsa e non si riesce a fare nulla di buono. Va bene, dai. Quest'altro crash test l'abbiamo provato. Adesso proviamo questo qua. Ok, abbiamo rotto un semiasse. Ma oddio, è incontrollabile. È incontrollabile, ma forse riesco addirittura. Addirittura ce l'abbiamo fatta! Oddio! Oddio! Ancora! No, le ruote non girano in realtà. È rimasto solo il motore acceso, ma abbiamo perso anche il, credo, parte centrale, quindi non c'è più trazione. Infatti posso fermare le ruote. Eppure tutto un pochino ammaccata, beh, diciamo un pochino anche tanto. Ok, vediamo un po'. Allora, c'è un altro crash test che possiamo andare a fare. Questo è bello pure. Porca miseria! Come potete ben vedere, è bello perché il danno è per l'appunto, in base al punto colpito, diciamo, c'è la parte più danneggiata in base a dove colpiamo, insomma, dai. Ancora cammina. Magari gli do una botta, stavo a dire una bottarella, ma se la telecamera fa un po' schifo, niente, è inguidabile, lasciamo perdere. Magari adesso facciamo di nuovo quel salto.
Però stavolta a velocità massima. Magari raggiungiamo la Luna. Ok, niente male, eh. Cazzo, è figo spaccare le macchine sto gioco. Ok, allora, vediamo un po' dove possiamo andare. Ci buttiamo da là sopra. Anche driftare è divertente questa macchina. Peccato avrebbe avuto bisogno di più potenza, sinceramente, questo veicolo. Perché diciamo che in partenza sono lente, tutte le macchine sono lente. Stranamente sono tutte lente. Cazzo, oh! Che cazzo è successo, lol? Oddio. Ma lol, è scivolata. Ok, facciamo un'altra cosa. Proviamo quest'altra cosa. Facciamoci due saltelli di felicità. Ah cazzo! Ho pure perso una gomma, mi sa. Ok, vediamo un po' che cos'altro possiamo provare. Ah, poi ho visto anche che hanno messo dei specie di piccole pezzetti di mappa, se così vogliamo chiamarli. Oddio, si è rotta la macchina. Non cammina più. Malol. Volevo farvi vedere, porca miseria, quel posticino e mi si va a rompere la macchina proprio quando c'ero arrivato. Difatti, come vedete, ci stanno degli alberi. Meglio andare un po' piano prima che sta macchina. E di qua l'entrata. Hanno messo questi. Cioè, praticamente fanno capire che le mappe sono personalizzabili, ecco. Difatti, se schiacciassi F11 si aprirebbe l'editor della mappa, solo che in full screen non funziona, quindi adesso non lo posso aprire l'editor. Quindi niente. Magari quando capirò un po' come funziona farò magari vedere un po' com'è l'editor. Quindi questo è insomma una delle cose che fanno vedere che l'utente può fare. Ok. Bene o male abbiamo provato un po' dei crash test, magari proviamo con qualche altro veicolo. Ah, il drifting, ok. Ok. Non è proprio andato come volevo, ma era lì per Ok, cambiamo un po' il veicolo. Vediamo un po' che cosa possiamo prendere. Prendiamo. Beh, c'è la civetta che. Altro che civetta, è una bella macchina. Proviamo un po' anche con questa qualche crash test. Porca miseria, non è proprio come volevo. Ovviamente. Ci riproviamo. Magari siamo più fortunati.
Cazzo, è un po' complicata da guidare sta merda di macchina. E addirittura. Porca miseria, forza! Niente da fa. Proviamo allora un altro tipo di crash test. Proviamo questo. Ma porca miseria. Oddio. Sta macchina è inguidabile. Non ci riesco a prenderli bene. Sti boss. Ok, allora niente. Lasciamo perdere. Proviamo un'altra mappa. Questa bene o male l'abbiamo un pochino vista. Facciamo un'altra volta il cliff perché così lo vediamo un po' meglio, però stavolta cambiamo macchina perché questa mi fa schifo. Che cosa possiamo spaccare? Spacchiamo questa qui che è figa da vedere. Ah, quella della polizia. Non è proprio quella che volevo io, ma che minchia sta di. Io ho detto questa police. Vediamo un po'. Eccola qua. Non è proprio quella della polizia. Sto gioco è proprio scemo, io gli dico, ecco, vedi, police, ma stiamo a di. Dov'è? Niente, eh? Forse è quella? No. Va bene, niente, ho messo praticamente in pausa il gioco, vedete le macchine che restano sospese in aria. Ok, togliamo la pausa e godiamoci lo spettacolo. Oddio. Mettiamo un po' in pausa, possiamo così vedere le macchine tutte accartocciate. Figo, no? Guardate un po', la polvere tipo, a meglio dire i detriti che volano. Vedete, lol? Una ruota che va via. Poi possiamo anche guardare dall'interno, che veramente non si capisce niente. Ah, ecco. Ok, se vi viene da vomitare, vi posso compatire. Possiamo guardarci dentro. Oddio, aiuto! Vediamo un po', cambiamo un po' inquadratura. Ah no, che cazzo ho fatto? Ho cambiato macchina, lol. Ecco. In teoria ci deve essere un altro tipo di inquadratura, ma non me l'ha data. Ah, ovviamente possiamo anche cambiare veicolo, come vedete. Povera macchina. Oh, va come gira. Ne è rimasto ben poco di questo veicolo, a dire il vero. Pure è finita la mappa. Ma possiamo chiaramente anche ricominciare da capo, eh. Possiamo cambiare veicolo. Vediamo un po' questo qui. LOL, ci entriamo dentro. Che razza di visuale è mai questa? Ah, ok. Ecco. Oh! Ma come camminiamo forte! Aia! Oddio! Non si capisce più niente. Aia! Aia! Dall'interno! Aiuto! Cazzo, ai. Ai. A quest'ora sarei già morto. Ma cazzo, l'airbag non c'è? Aia. 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 Però è figo, eh. Ok, ecco qui il nostro camioncino alla fine. Come nuovo. Anzi, meglio dire che è già pronto per la rottamazione. Ma che cazzo è quel coso che c'è là? Che roba è quella? La macchina, l'altra macchina. Ma
La solita macchina no, questa no. Ne prendiamo un'altra e vediamo un po' che cosa abbiamo. Prendiamo la Ibishu e vediamo un po' la Ibishu come se la cava. Ai! Oddio, aiuto! Ai! Aia! Se vi viene da vomitare, andate in bagno. Ecco. Oddio. Seppure tutto deformato il quadro, non so che posso anche usare il freno a mano, vedete, lampeggia. Oddio, non ci sto a capire più un cazzo. Oddio. Wow! Non è consigliato per chi soffre di vertigini, cazzo. Ma che roba! Peggio delle montagne russe, va. Ale, spero vi siate divertiti. Ancora va come gira, va come gira. Ma sì, battiamo anche il record di distanza quasi. Quasi, quasi. Quasi lo supero, l'ho superata. Più o meno siamo là. Ok, motore non c'è più. Che cosa è quello? Non lo so. Ok, buono, va bene. Vediamo un po', cambiamo un po' mappa. Ci sono delle mappe che non vi ho fatto vedere nell'ultimo video. C'è tipo questa qui, che per l'appunto questa è figa, semmai capirò se c'è il multiplayer o meno. Sarebbe figo il multi con, diciamo, fare un bel Destruction Derby. Un auto contro auto, insomma. Perché insomma è figo qua, eh. Ma dato che la mappa l'hanno fatta, penso che metteranno anche questo tipo di impostazione. No, vada, fate finta che ci siano le macchine. Oh, ti becco! Porca miseria, con tutto lo spazio che c'è, io mi vado a beccare il muro. E non ne esco neanche più. Però chiaramente possiamo uscire, quindi andiamo un po' a vedere che cosa c'è in giro. Una specie di casa di lamiera. Oh cazzo, wow! Figo, cazzo, figo. Oddio. Ma che razza di posto è mai questo? Ah, figo, entro qua. No. Ok. Facciamo così. Ho visto qualche video in cui ci facevano tipo il drifting. Cambiamo macchina allora, che sono curioso. Ecco, questa macchina è più adatta. Ok, non sono molto bravo io, eh. Poi non si vede un cazzo. Ok. Lasciamo perdere il drifting. A parte che c'è qualche cosa di strano che non va con le ruote. Devo aver rotto già le ruote. Non capisco perché. No. Ah, ho rotto una ruota. Ecco perché il drifting non va. Infatti, se guardate questa ruota, non gira quasi per niente. Basta poco, insomma, per scassare la macchina. Ovviamente l'unico albero lo becco io. Sta cazzo di webcam di telecamera. Ma che roba. Vediamo un po' dall'interno. Una mappa veramente piccola, perché più che altro è fatta per il Destruction Derby, se così lo vogliamo chiamare. Ovviamente poi non lo so come lo chiameranno loro.
cazzo. Sono rimasto incastrato, porca miseria. Ok, questa mappa ve l'ho fatta vedere, fa un po' cagare, non c'è niente. A parte quello non c'è altro. Questa è una mappa completamente vuota per la vostra bellissima fantasia. Questa non mi pare, questa non ve l'ho fatto vedere. Allora andiamo in questa qua. Cambiamo subito macchina, perché a me sta specie di furgoncino qui, sto pick up, a me mi fa proprio schifo. Anche qua mi prendo questa della polizia, però qui è proprio una pista. Questa è fatta sicuramente per le gare, appunto, sì, beh, ovviamente. Dopo il Destruction Derby ci sta anche una bella gara, no? Ma sta macchina fa un po' cagare, però. Call 1911. Mi butto! E te pareva che non c'è sempre un albero di merda. Ah, ecco, vedete un po' che razza di danno abbiamo fatto. Andiamo per i prati. Anche qui, insomma, sta mappa non è che ci sia il granché. Va, va in mezzo agli alberi come vo. E mo dove cazzo vo? Oddio. Ok, questo non me l'aspettavo. Ah, ecco, pure con l'acqua si è ammaccato. Ci sarà il fondo, no? Pesci no, eh. Che cazzo è qualcosa? Ho toccato? Che è quella roba? Cos'è, un portale per un posto segreto? Questa macchina cammina pure sott'acqua. Mi ci posso avvicinare a quel posto? Che cacchio è? Oddio! Che cazzo! Boh! Ma che cosa avrò mai beccato? Boh! Ah, possiamo un po' vedere com'è la mappa dall'alto, allora. Ah, figo. Figo. Wow. Bello. Non è per così piccola, beh, più o meno. Ah, ecco. Ah, lol, c'è anche una specie di città. Ah, ecco cos'è, fosse qualcosa che vedevo. Oh no. È tipo questo. Perché se vedete, tipo, anche questo coso è tipo un po' viola. Ok. Lol. A che cacchio di distanza mi trovo dalla macchina? Ah, la macchina è là, guarda. Ok, cambiamo mappa perché già mi sono stufato di questa. Non mi piace più di tanto. Facciamoci un ultimo giretto su questa mappa qua. E poi possiamo concludere. Meno male, penso che vi ho fatto un po' vedere. Vediamo un po'. Prendo stavolta. Prendiamo il bolide, dai. Ops, ho sbagliato tasto. Prendiamo. Prendiamo il bolide. Woohoo! Cazzo! Aia! Minchia, ma è inguidabile, porca miseria. A parte la trazione posteriore, porca miseria, è proprio difficile da guidare sta macchina.
Cioè, neanche a 50 si riesce a guidare sta macchina, proprio sbando sempre. Aia, aia, orca miseria, aia, aia. Va bene, va bene. Andiamo per i prati. Ma porca. Odio gli alberi. Porca miseria, l'ho beccato due volte. Perso uno. No, ma sta macchina è inguidabile, raga. Questa schifo di macchina è inguidabile. Va che roba. Ci rinuncio. Facciamo così, facciamoci invece un. Volevo fare un'altra piccola cosa qua. Voglio un po' vedere se riusciamo a fare qualche accappottamento, perché questa è l'unica cosa che, porca miseria, non riesco granché a fare. Andiamo un po', questa macchina magari è più fortunata. Questa è l'unica macchina che secondo me è più controllabile. Qualche accappottamento finalmente con questa l'ho fatto. Ok, abbiamo il cofano dentro, il paraurti cazzo dentro il cofano. C'è un'altra cosa che ho dimenticato di farvi vedere poi. Questo qui lo strito la macchina. Come vedete l'abbiamo stritolata. Ecco, possiamo meglio vedere com'è bella stritolata. Ottimo. Vediamo un po', che cosa possiamo fare adesso? Riproviamo un po' l'accappottamento. Ancora cammina. Più o meno. Ok, gli ho dato il colpo di grazia. Poi ci stanno anche sti cosi qua, i dossi, possiamo così tipo vedere la macchina come si comporta sui dossi, possiamo fare così, vediamo, vedete? Forte, eh? Wow. Ma che roba forte, cazzo! Ah, cazzo, non l'ho beccato. Poi anche qua ci sta un altro posticino da esplorare, però fa un po' schifo, nel senso, adesso vi faccio un po' vedere. Aia! Cazzo! Oddio, l'ho rotta, non va più. Ma che roba? Ah, ok, facciamo così. Ecco. Ma che roba! C'è luce totale. Fatto qualche passo più avanti, oscurità totale. Che poi non so neanche se ste macchine hanno le luci perché non so accenderle. Quindi non vedo niente. Potrei addirittura, ecco, dall'interno. Qua c'è un ponte. Fin qui tutto ok. Tranne che quella salita più avanti è praticamente impossibile farla.
Ci proviamo con un po' di lancio, vediamo, ecco, 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 forse, ok, con un po' di... Ecco, vedete? Ma che roba, non sale! Io qui mi chiedo, ma i sviluppatori, cioè, ma che roba, sto accelerando al massimo ma la macchina non cammina. Non è capace, non è capace, non ce l'ha la prima sta cazzo di macchina? Non lo capisco. Ma che roba. Va bene raga, dai, possiamo concludere qui il nostro viaggio. Tutto, ma che roba, non sale. Ok, concludiamo qui allora raga, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Lasciatemi qualche commento. Sì, insomma, va, è diventato buio di nuovo. Insomma, fatemi sapere un po' cosa ve ne pare di sto gioco. Se vorrete magari faccio un altro video, ditemi un po' magari cosa fare, perché per me ho fatto un po' già di tutto. D'altronde qui si tratta sempre di scassare la macchina, non è che ci sia chissà che cos'altro da fa. Va bene, allora io vi saluto e ci becchiamo presto con altri gameplay. Ciao a tutti da Nick, raga, a presto.